Buonasera dal gruppo degli artisti Irpini, ci troviamo qui a Monte Aperto in occasione della festività di Santo Eustachio, stanno suonando in questo momento i Vintage 70 Live, e parliamo con Italo Petrillo che ci racconterà un poco come nasce a Monte Aperto tutta l'attività del carnevale non solo, quindi torniamo un po' a ritroso, andiamo indietro nel tempo verso gennaio-febbraio quando sono organizzate una serie di manifestazioni. Allora noi praticamente a Monte Aperto ci dedichiamo anche a quella che è la parte ricreativa nel nostro paese, nella nostra piccola comunità. Lavoriamo tanto con l'oratorio, il procuratore Don Bosco Passi in Piazza, associato ANSPI nazionale, e praticamente svolgiamo sia attività con i bambini e sia attività, diciamo, interesse culturale, diciamo, sulle nostre origini, su quelle che è la nostra storia, su quelle che erano le tradizioni della zona. In questo momento particolare però con la parrocchia, quindi con il comitato festa, stiamo festeggiando il protettore della nostra comunità che è Sant'Eustachio Martire, quindi si festeggia sempre il 20 settembre, data sua, data storica ormai consolidata, data diciamo della Chiesa. Però insieme a questo, ecco, già domenica 21 faremo la seconda edizione della pigiatura dell'uva con i piedi in piazza. A questo affiancheremo la produzione del vino cotto, sempre qui in piazza, con abbinando dei piatti tipici, associando dei piatti al vino cotto, nello specifico una polenta particolare che si mangiava a suo tempo, che faceva da pasto e da dessert, perché la polenta fatta con il mais bianco, molto raro in effetti, a questa polenta veniva aggiunto il condimento del vino cotto per dare forza e sostanza al piatto. A dicembre rifaremo i mercatini di Natale nel centro storico del paese, del nostro borgo, laddove ci saranno artigiani locali, artigiani anche della provincia, ci saranno le varie locande laddove si assaggeranno dei piatti sempre tipici montapertari o montapertizi, per meglio vogliamo intendere la cosa, tipo la mantoppola, che praticamente è un impasto di salsicce secche con pane raffermo, tutto uova, tutto un impasto praticamente sempre tradizione del posto, questo è tipico piatto. E poi faremo questi mercatini all'insegna del Natale, quindi della visitazione del borgo antico, quindi un percorso obbligato all'interno di questa piccola comunità. Nel frattempo però ci avviamo all'anno nuovo che parte con la Zenza, fatta in collaborazione carnevale, quindi in collaborazione con la Prologo, quindi con Monte Miletto capoluogo. Dopodiché facciamo delle manifestazioni anche extra del paese, quindi andiamo nelle campagne vicinone, in altri luoghi di qua a Monte Miletto, dove facciamo attività di ludoteca con i ragazzi di formazione. Un'altra manifestazione bella, importante, che stiamo portando avanti da qualche tempo, è la scogna, quindi la trebbiatura in piazza del grano con i bastoni ruotanti, e già l'anno prossimo abbiamo arricchito il programma con la produzione direttamente qui, sempre in piazza, della farina con le vecchie macine, e la produzione del pane sempre direttamente qui in piazza. Queste manifestazioni le facciamo dal vivo, ecco, anche la mietitura del grano viene fatta in campo aperto a mano con la falce, e rievochiamo tutte queste belle tradizioni del passato, ci mettiamo questo nostro estro anche per valorizzare i prodotti, valorizzare le nostre zone, che io ritengo
da sempre che noi abbiamo delle ricchezze immense che l'Italia ha. Io dico sempre, noi vogliamo fare la concorrenza ai cinesi sulle magliette, ma noi abbiamo beni artistici, architettonici, ambientali che sono la nostra ricchezza, il nostro petrolio da valorizzare fino in fondo. È una sfida, è una scommessa, noi ci proviamo e soprattutto facciamo in modo che i giovani seguano e quindi poi anche loro ci danno con noi il loro estro, il loro entusiasmo, la voglia di fare, noi con la nostra la nostra esperienza, loro con il loro entusiasmo e tentiamo di valorizzare quanto più possibile il territorio. Soprattutto da un punto di vista archeologico, visto che Montaperto è zona di passaggio, Montaperto è una zona importante anche sotto il profilo archeologico. In effetti abbiamo un mio amico, carissimo amico, da sempre, un paesano, che è un esperto proprio in questo settore, è il carissimo amico Simone Danna, il quale da anni ormai, anche con pubblicazioni, diciamo, sta svolgendo un'attività di ricerca sul territorio di questi reperti, questi vecchi tratturi, questi vecchi passaggi diciamo dei tempi romani, ma addirittura anche pre-romani. Anche pre-romano. Lui veramente è un grande esperto, io lo seguo ogni tanto per curiosità, però sinceramente di queste cose ho fatto anche delle, come dire, insieme a lui, o quantomeno io conoscevo delle zone, gliele ho fatte vedere e lui, abbiamo scoperto insieme che era una cosa anche importante, ma io sinceramente per me era un valore di nessun genere, però poi mi ha fatto capire l'importanza, quindi noi effettivamente abbiamo queste ricchezze a Montaperto, bisognerebbe effettivamente valorizzarle quanto più possibile, noi ci proviamo, ma con grossi sacrifici. Per concludere, venite a Montaperto, quali sono i contatti a cui potersi rivolgere per avere, diciamo, una mappa di quella che può essere questa piccola frazione di Montemiletto così bella da vedere, soprattutto nel centro storico? Ma noi diciamo, come riferimento abbiamo, almeno per quanto mi riguarda, c'è l'oratorio Don Bosco Passi in Piazza che fa grandi attività, ho dimenticato un'attività importante che fanno i giovani, ma no, perché è un campus estivo che dura praticamente 15 giorni, dal 15 luglio a fine luglio. Quest'anno ci sono stati 108 bambini tutti i giorni in questa piazza a fare attività, quindi per quasi tutta l'intera giornata, diciamo, quindi grosse attività. Quindi l'oratorio Don Bosco Passi in Piazza è sicuramente un riferimento certo, sicuro, che può dare effettivamente delle indicazioni, con il nostro parroco Don Pasquale Leonetti, che è presidente onorario dell'associazione, e con Aurelio Barletta, che è il presidente di questo oratorio. Poi abbiamo Simone Danna, che oltre ad essere esperto, veramente esperto, posso dire, di storia e di archeologia, è anche consigliere comunale, forse sua fortuna è di minoranza, e quindi diciamo si potrà sicuramente dare lustro a questo nostro territorio, però con il giusto aiuto. Insomma, pagina Facebook, internet, insomma, molto aperto, a completa disposizione degli utenti. Italo Petrillo, ricordiamo Italo Petrillo su Facebook c'è. Ci sono diverse pubblicazioni, diverse di quello che noi svolgiamo, diciamo, come attività, ci sono vari album fotografici che ho pubblicato, quindi si può sicuramente farsi un'idea di quello che è la nostra attività a Montaperto. Ringraziamo Italo Petrillo, qui da Montaperto, dal gruppo di artisti Irpini.